cristiani in Terra Santa aspettano l'incontro con Papa Francesco con grande trepidazione, come un segno di Dio. Con queste parole, il metropolita di Francia Emmanuel, stretto collaboratore del patriarca ecumenico Bartolomeo I, descrive le attese e le speranze per l'imminente viaggio di Papa Francesco in Terra Santa tra Amman, Betlemme e Gerusalemme dal 24 al 26 maggio prossimi. I cristiani del Moyen-Orient, che si trovano, malheureusement, in una situazione molto difficile. I cristiani in Medio Oriente si trovano purtroppo in una situazione molto difficile. Non parlo soltanto della Terra Santa, ma mi riferisco soprattutto alle regioni dove ci sono guerre, come in Siria. Conosciamo poi la situazione in Iraq e abbiamo visto cosa è successo in Egitto. Conosciamo la situazione in Iraq, abbiamo visto ce qui s'est passé in Egitto. Pertanto, ritengo che i cristiani in Medio Oriente si aspettino un messaggio da questo incontro, un messaggio di pace e di speranza. Un messaggio di pace e di speranza. Je crois que le Pape et le Patriarche œcuménique peuvent donner ensemble ce message. E penso che il Papa e il Patriarca Ecumenico possano offrire insieme questo messaggio, per dare anche un segnale a coloro che prendono le decisioni a livello politico di fermare le guerre, per trovare un altro sistema, che è la sola via, la pace. Pertanto bisogna osare la strada del dialogo e far tacere le armi. Oser commencer un dialogue et arrêter les armes. Su mandato del patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, il metropolita Emmanuel ha seguito tutti i preparativi del pellegrinaggio di Papa Francesco, il cui momento più atteso sarà l'incontro ecumenico in occasione del 50° anniversario dell'incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il patriarca Atenagora nella Basilica del Santo Sepolcro. Nous sommes maintenant sur une route qui n'est pas une route facile. Nous savons tous que siamo ora su una strada che non è facile. Sappiamo tutti che questo dialogo talvolta ristagna, ovvero ci sono ostacoli in vari campi, ma continuiamo su questa via. Non si può già affermare che ci sarà una decisione spettacolare. On peut pas dire que il y aura une décision spectaculaire. Personne n'exclut une telle décision. Personne n'exclut aussi ce que l'Esprit Saint veut. Nessuno la esclude, come nemmeno si esclude l'opera dello Spirito Santo. Nessuno esclude che questo incontro possa costituire un segnale forte per tutti noi, per considerare l'altro in un modo diverso, gli altri cristiani, ma anche l'altro in generale, e inoltre serva a portare al mondo la buona novella, che c'è tanto bisogno di ascoltare oggi. E aussi a portare la buona novella. La bonne nouvelle que le monde a tant besoin d'écouter aujourd'hui. In un calendario fitto di incontri e appuntamenti, la speranza nel cuore di tutti è che questo viaggio possa davvero portare al mondo un messaggio di pace, di convivenza rispettosa e di dialogo. Ce n'est pas d'un nom en main, évidemment, de faire la paix. Ce que nous pouvons faire. Non è evidentemente nelle nostre mani arrivare alla pace. Ciò che possiamo fare è pregare, incoraggiare i responsabili politici a scegliere la pace, a guardare ad essa come ad un bene, il solo ed unico bene, e a non permettere che siano solo le armi a continuare a parlare, come è accaduto in varie parti del mondo, anche di recente. Continue, come nous l'avons vu dans plusieurs endroits du monde et même récemment. Il faudrait, comme je l'ai dit, oser. Bisognerebbe, ripeto, avere il coraggio di proclamare il valore della pace, quello della persona umana, quello della libertà religiosa nel mondo, osare proclamare la verità, perché il dialogo è prima di tutto quello di verità. Puisque le dialogue, c'est un dialogue avant tout de la vérité.